Gentili utenti di Assi Sportivo, bentrovati dal Paladante di Manfredonia, dove è appena terminata la gara tra Webin e Castellano Udas, vinta dagli Ofantini 82-72. Siamo in compagnia del coach dell'Udas, Matteo Totaro. Coach, è stata una gara equilibrata fino al suono della sirena, in cui ha prevalso però l'Udas, arrivando a 10 vittorie consecutive. Sì, è stata una gara bruttissima giocata da parte nostra. Da parte dei ragazzi della Webin hanno giocato benissimo, hanno dato tutto fino alla fine. C'è stato nel terzo quarto che abbiamo fatto l'allungo, perché fisicamente noi veniamo fuori sia nel terzo che nel quarto quarto, cosa che le altre squadre si spengono un po' prima. Nonostante la serata opaca di Ugo Sierra, comunque Manfredonia molto in partita, siete riusciti comunque a portare a casa due punti importanti. Questo è sinonimo di maturità e di forza. Sì, è sinonimo di lavoro che facciamo durante tutta la settimana. Noi abbiamo tanti terminali offensivi, da partire da Ugo, che è la punta di diamante, poi da Ionicas, Serazzi e poi Liguori, via scorrendo tutti quanti gli altri. Quindi se non c'è Ugo Sierra, ci stanno gli altri che possono portare a termine la partita nel migliore dei modi. In difesa oggi avete giocato spesso a zona, avete sofferto un po' le incursioni del Manfredonia, soprattutto poi al rimbalzo. Forse non era meglio utilizzare sempre la difesa a uomo? Sì, alla fine siamo messi a uomo, la difesa non ha funzionato tanto nei primi due quarti, anche se siamo riusciti a fargli fare 70 punti, ma è il nostro attacco che oggi non ha funzionato, diciamo, a dovere, come funzionano le altre domeniche. 10 vittorie su 10, il campionato resta ancora lunghissimo, c'è la lotteria dei playoff, però il battervi comincia ad essere sempre più un'impresa. No, non è così, perché alla fine tutti giocano per poterci battere. Noi l'unico errore che non dobbiamo fare è accontentarci e pensare che ogni partita poi alla fine la vinci. Invece non è così, come vedi stasera, abbiamo visto altre partite, tipo che siamo andati a Castellaneta, come contro l'Olimpica, con tutto. Noi dobbiamo giocare tutte le partite come se fosse l'ultima partita. Poi alla fine dei 40 minuti vediamo, alziamo gli occhi, se il punteggio è a favore nostro abbiamo vinto. Nella prossima gara incontrerete l'Angiulli Bari, che è penultima a due punti, sarà un impegno importante da non sottovalutare. Ma tutte le squadre non sono da sottovalutare, perché voglio dire, anche l'Angiulli può venire, ci sta una punta d'orgoglio di poter fare bene contro di noi. Noi purtroppo non possiamo calare la concentrazione, non possiamo dire quella squadra è materasso, quella no, noi dobbiamo giocare con tutti alla stessa maniera. Grazie coach, complimenti. Siamo con il coach della Webin Manfredonia, Giampio Ciociola. Coach, è stata una partita difficilissima, lo si sapeva, però siete rimasti in partita per tutti e quattro i quarti. Che cosa è mancato per sfiorare questa impresa? Questa è la terza partita che non giochiamo al completo, abbiamo l'assenza di Rodrigo Moner, che sta condizionando il nostro gioco. Non ci è mancato niente, ho chiesto ai ragazzi di fare una partita tutto cuore, intensità, l'abbiamo fatta. Cerignola è una spanna sopra tutti, siamo rimasti in partita a due minuti dalla fine, eravamo meno 4. Ho chiesto ai ragazzi di pressare, abbiamo recuperato palla, purtroppo non ci sta andando bene, stiamo giocando tutte le partite tirate fino alla fine. Però purtroppo quando giochiamo e vediamo i nostri sforzi sono vanificati da fischi che non sono equilibrati per me, perché stiamo subendo troppi fischi contrari in determinate situazioni che non si rispecchiano poi quando andiamo in attacco, stessi falli non fischiati da ambo le parti. Ci sta, gli arbitri fanno parte del gioco, accettiamo e andiamo avanti. Sì, appunto, l'abbiamo vista protestare molto durante la gara, crede che quei fischi ne abbiano influito sul passivo? Sì, perché comunque Cerignola non ha bisogno di avere, i falli c'erano tutti perché i contatti ci sono, però non credo che noi in attacco non abbiamo subito mai un contatto sotto canestro, parecchi fischi non ci sono stati dati e una situazione di antisportivo non ci è stato dato, simile a quello che è successo a favore dell'Udas. Pazienza, ci sta, non sto recriminando niente, perché è stata una bella partita, l'Udas l'ha meritata perché è la squadra più forte. Ha giocato per tutta la gara con tre piccoli e due lunghi, ha qualche rammarico per come è finita? No, anche perché durante la gara Nicola Uovolo ha preso una distorsione alla caviglia
Più che giocare con tre piccoli e due lunghi, abbiamo giocato con tre under, di cui due 95 e un 91 in campo per 40 minuti. Io sono contento della prova dei ragazzi, perché hanno dato il cuore, abbiamo giocato, non ho niente da recriminare, perché come ti ho detto prima, a un minuto e mezzo eravamo meno 4. Loro sono una squadra esperta, Serrazzi non ha sbagliato un tiro libero, alla fine li ha tenuti a galla. Io avevo chiesto alla mia squadra di non far fallo perché eravamo in bonus alla fine, però il 95 che ti gioca 40 minuti con quella lucidità può anche fare un errore, lo ammetto, non ci sono problemi. Adesso nella prossima gara ci sarà un altro impegno proibitivo in trasferta a Barletta, che gara si aspetta? Secondo me Barletta è una delle squadre più quotate del campionato, l'ho vista giocare contro l'Olimpica e mi ha impressionato per la facilità di movimento della palla. Hanno due giocatori che non fanno parte di questa categoria, Corvino e Onetto sono di un'altra categoria ancora nonostante i 40 anni. Noi andiamo a giocarcela con l'intensità e con la voglia che abbiamo, ancora fuori Rodrigo che per noi è fondamentale per dare rotazioni e giocare nel nostro sistema. Con pazienza lo attendiamo, andiamo a Cerignola e vediamo di fare la nostra partita. Poi se sarà ancora sconfitta, pazienza, continueremo a lavorare. Grazie coach, bocca al lupo. Grazie a voi, prego. Siamo con Guglielmo Serrazzi, capitano e play dell'Udas. Guglielmo, è stata una partita combattutissima, tirata fino al suono della sirena, però alla fine ha prevalso la maggior tecnica ed esperienza dell'Udas. Io direi che ha prevalso il cuore dell'Udas oggi, la squadra e la voglia di vincere. Era una partita difficile, tosta, lo sapevamo, e forse diventa ancora più dura di quello che ci aspettassimo. Però la squadra oggi si è erta tutta insieme. 10 vittorie su 10, vi sentite un po' la corazzata di questo campionato? No, assolutamente no. Mancano ancora 20 giornate più i playoff. È lunga. Certo, meglio non potevamo fare, 10 vittorie su 10 non si può fare meglio, però il campionato è lungo. Adesso nella prossima gara incontrerete in casa l'Angiulli Bari, sarà una gara importante per allungare a 11 la striscia di vittorie consecutive. Certo, tutte le gare sono importanti, valgono tutte e due punti, sia che giochiamo con lo Stuni, che al momento sembra la diretta inseguitrice, sia che giochiamo con l'Angiulli Bari o chi per sé, che sono un po' nelle zone più basse della classifica. Manteniamo la stessa concentrazione e cercheremo di portare a casa i due punti come abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie Guglielmo, complimenti. Grazie a te.